Siamo con Albano Carrisi, siamo tutti figli di questa terra meravigliosa, la Puglia. Noi di Taranto però viviamo il dramma ambientale, il dramma mortale chiamato Ilva. Forse è il caso, senza se e senza ma, di chiudere uno stabilimento che uccide. Sai, avere un posto che ti dà la possibilità di un sostentamento è una cosa bella, ma avere un posto che ti dà pure la sicurezza che devi morire prima del tempo non è una cosa bella. Quindi alle coscienze di chi ha costruito quel tipo di cattedrale dire: dobbiamo far morire o dobbiamo far vivere? Questa è una semplice domanda. Certo, uno dice: il privilegiato sta parlando. No, io sono uno che ama la natura da sempre, e quando viene violentata per anni e nessuno reagisce, c'è una reazione che poi mi sembra naturale, che è questa che sto esprimendo. Mi piacerebbe poter trasformare una bella bacchetta magica, trasformare quel luogo lì in una Disneyland, perché no? Questa è la terra giusta per avere quel tipo di trasformazione, quel tipo di avvenimenti, quel tipo di anche di divertimento. Perché quando ho visto delle scene in televisione come funzionano le siderurgiche, sembra di scendere nel centro dell'inferno, e queste lingue di fuoco, soprattutto di notte, le immagini sono spettrali proprio. Spettrali di giorno, ma nonostante la forza del sole sono spettrali anche durante la giornata, quindi la notte e il giorno con il minimo comune denominatore di questa. Poi per creare acciaio per chi? Con un mercato che sta condannando l'Ilva, peraltro, proprio dal punto di vista economico del mercato. Io direi un pizzico di coscienza in più, investire affinché in quel luogo lì diventi un qualche cosa di positivo, visto che gli anni della negatività ci sono stati e sono stati tantissimi. Facciamo vivere, facciamo rivivere, facciamo rinascere Taranto. E si può fare, basta volerlo. Il diritto alla vita viene prima di ogni logica produttiva e di occupazione. Mi trovi d'accordo, proprio il diritto alla vita. Ma penso a quei bambini che nascono e che devono avere questa nube, già me la immagino com'è, no? Con i denti alla dragola, pronto per aggredire la nuova gioventù, la nuova Puglia, i nuovi pugliesi. Facciamone a meno, diamo. Sì, costa fatica, lo so che costa, ci saranno delle problematiche sicuramente, ma quelle problematiche che conosciamo, che ben conosciamo, sono ancora più pericolose di quelle che eventualmente dovremmo cominciare a cancellare. Taranto potrebbe diventare veramente la Rimini del Sud, ha tutti i requisiti naturali per esserlo. Ma secondo te Rimini ha un mare come quello di Taranto? C'ha la mucillagine, il nostro mare è meraviglioso, ancora più bello. Aggiungo, ma secondo te Rimini ha la storia che c'ha Taranto? Assolutamente no. Ma secondo te Rimini, cioè il paragone è sbagliato, Taranto dovrebbe diventare la Los Angeles d'Italia, questo ci vorrebbe. Cinema, musica e soprattutto un sano divertimento dopo tantissimi anni, quasi 50 se non sbaglio, sì, forse di sofferenze gratuite. E allora un appello a quei genitori che hanno i bambini colpiti da tumori targati ILV. Lo studio Sentieri ha enunciato dei dati raccapriccianti che in nessuna parte d'Europa esistono. Esistono purtroppo solo a Taranto, la percentuale di mortalità infantile. Devono reagire sia i genitori che sono colpiti da questo, ma anche i genitori che non sono stati ancora colpiti. Che il male purtroppo è sempre in agguato. È in agguato, il male è lì pronto per aggredire, perché l'hanno messo lì per fare questo. E quindi cerchiamo di mettiamocela tutta affinché tutto ciò che è negativo sparisca da Taranto e non solo Taranto, e diamo a Taranto quella dignità che storicamente ha sempre avuto, quella storicità che da sempre ha avuto, quella forza che la città di Taranto attraverso i millenni ha dimostrato, e cancelliamo questo obbrobrio che con Taranto non c'entra niente. Allora possiamo dirlo ad alta voce: sì alla vita, no all'Ilva. Sì alla vita, e Ilva pensaci, dacci vita che è meglio.